Che dirvi, care amiche e cari amici? È notte, voglio un po' filmarmi con la modalità orizzontale. Farò questa premiere perché voglio di nuovo mandarvi dei saluti. Poi ho avuto molte visualizzazioni. C'ho un promedio di 2 ore di visualizzazioni al giorno del canale. Dovrei arrivare a 11 ore e in un anno mi danno la monetizzazione. Ma sto leggendo dei libri. Forse farò un'altra recensione di libri, chissà. Poi ho ricevuto delle critiche che potrete vedere nei miei ultimi video dei soliti haters. Che io non le voglio filtrare, ma mi chiedete sempre di non parlare degli haters, di dedicarmi ad altro, di dedicarmi ad altro, e io vabbè, mi dedicherò ad altro, però insomma si fanno sentire, si vede che si vogliono fare pubblicità, oppure chissà perché uno mi ha criticato e c'ha 0 followers, sembra un canale fake fatto apposta per spammare commentari cattivi, infamanti. E quindi questa realtà degli haters che hanno invaso ed inquinato internet, il web, YouTube, rendendolo un posto peggiore a loro immagine e somiglianza. Intanto c'è così poca luce che poi questa applicazione mi filma rossa. Ma vabbè, ma chi se ne frega? Io sono convinto che il nostro amico haters mi starà seguendo. Quindi io gli dico: continua a commentare, continuate a commentare. Se avete il coraggio di commentare in maniera critica ogni mio video. Se avete il coraggio, se ne avete il coraggio di commentare in maniera critica ma decente ogni mio video, io sono aperto alla critica. Poi il bello è che vedono solo un video, scrivono fesserie e se ne vanno via. Ma chi lo sa, perché lo fanno, non ne ho idea. Però contenti loro, contenti tutti alla fine. Mi cambio occhiali così vedo bene quando arrivano i 5 minuti. Beh, se ne sono sentite tante notizie sulla Greta, notizie sulla Lega. Ci sarebbero dei video novità da fare, ma io purtroppo c'ho delle novità più impellenti. È sera e ancora devo lavare i piatti della cena. Pensate un po' voi. Sono le stoviglie e i piatti del pranzo e della cena, quindi adesso vi lascio.